Verso le regionali d'Abruzzo, il PD con D'Amico all'Aquila, Azione dice no a Marsilio e decide sabato. Impietoso il giudizio della Corte dei Conti sulla sanità molisana, la spesa per gli ospedali la più alta d'Italia e i servizi risultano i peggiori. Mattarella torna all'Aquila, il Presidente della Repubblica il 10 ottobre parteciperà all'Assemblea Nazionale del Lupi. Mamme con grembiuli e piatti protestano davanti al Comune di Chieti, nelle scuole della città manca il servizio mensa, una delegazione incontra la Giunta. Aggressione omofoba a Boiano, trentenne insultata e picchiata da due giovani che dovranno andare a processo. A Campobasso al via la sperimentazione della ZTL nel centro storico, a Palazzo San Giorgio il disappunto dei commercianti. E infine allo sport il calcio di Lega Pro, il Pescara vince e diverte. Zeman elogia i giovani, tifosi su di giri. Bentrovati con la nostra informazione, prima edizione del telegiornale. Siamo in diretta e in apertura. C'è la politica verso le regionali d'Abruzzo all'Aquila, l'evento organizzato dal Partito Democratico per puntare con decisione sul professore Luciano D'Amico. Applauditissimo il candidato governatore di Abruzzo Insieme, nel capoluogo di regione abruzzese c'era per noi Sabrina Giangrande, sentite. Il PD è con D'Amico presidente, questo lo slogan per l'iniziativa regionale lanciata dal Partito Democratico all'Aquila, tenutasi in una gremita sala ipogea del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Un'alleanza di forze politiche e civiche riunita nel Patto per l'Abruzzo, che ha scelto di affidare a Luciano D'Amico la responsabilità di guidare il campo dell'alternativa alla destra del presidente Marsilio. Un'emozione grandissima, mi sento onorato e privilegiato di poter essere al servizio di questa comunità, come di poter essere al servizio nella scrittura del patto per l'Abruzzo, con cui offriremo agli abruzzesi un programma di governo che sono certo risponderà ottimamente alle loro esigenze. Sede del Consiglio regionale è un luogo simbolico per lanciare il guanto di sfida alla destra, una destra che ha fallito a livello regionale, i cui fallimenti a livello nazionale sono sotto gli occhi di tutti, basta citare il super bonus, il 110, basta citare la fine del reddito minimo di cittadinanza, per non parlare del caro vita, la benzina a 2 euro, il caro accise, il caro bollette, il caro libri, sono tutta una serie di cose, i migranti, figuriamoci i numeri che sono saliti vertiginosamente, e poi a livello regionale fa percepire che sta cambiando l'aria. È una grande sfida d'orgoglio, noi candidiamo un abruzzese dopo 5 anni di governo di un romano che è stato inviato in Abruzzo da Fratelli d'Italia con un'operazione molto di partito, e infatti sulle grandi esigenze, sulle grandi sfide politiche della nostra regione, dalla ferrovia Pescara-Roma alla battaglia contro l'autonomia differenziata, alla sanità, al lavoro, noi abbiamo visto un presidente che ha sempre difeso le ragioni di partito e mai difeso le ragioni del territorio. Una grande soddisfazione, oltre che per l'iniziativa, naturalmente anche per il percorso che abbiamo intrapreso, la costruzione di questa larga coalizione, la candidatura di Luciano D'Amico, che è una candidatura molto forte, autorevole. Registriamo davvero un grande entusiasmo intorno a Luciano, credo davvero che siamo nelle condizioni di battere la destra e avviare questo percorso quindi verso le prossime regionali, riaprendo una pagina nuova per l'Abruzzo. Restiamo sull'argomento perché Azione dice no a Marsilio ed è pronto a dialogare con D'Amico e con la coalizione di centro-sinistra sui temi principali. Ieri una discussione vivace tra i membri del direttivo e dentro sabato la decisione. Chiara Bonatti. Ieri Azione ha riunito il suo direttivo, dopo un lungo e vivace confronto ha ribadito la scelta fatta 3 settimane fa, ovvero di non appoggiare la coalizione di centrodestra con il presidente Marsilio. Nello stesso tempo si è deciso di far partire un confronto con D'Amico, fino alla scelta definitiva che avverrà sabato con l'Assemblea regionale. Ieri si è dibattuto molto, devo dire con grande partecipazione sotto ogni punto di vista, sul discorso che da un lato già da oggi apriamo un confronto programmatico con il professor D'Amico, che è stato
appunto incaricato dal centro-sinistra. Noi ovviamente siamo un'altra cosa, quindi Abruzzo Insieme è una cosa, noi, la nostra area che noi rappresentiamo, e quindi i popolari, i riformisti e i liberali, valuteranno se appunto a livello programmatico c'è capacità di assorbire le nostre idee da parte loro, e dall'altra parte parallelamente però stiamo comunque lavorando per sondare al nostro interno anche il possibile candidato nostro presidente e gli altri candidati. Quindi si sta lavorando in maniera parallela per arrivare a sabato a una grande assemblea con tutti i 150 nostri dirigenti regionali, dove andremo a decidere e a comunicare la scelta definitiva. Quindi c'è un'apertura verso D'Amico? C'è un'apertura, noi non abbiamo mai avuto pregiudizi, e l'ho dimostrato anche a Teramo Capoluogo, né a destra né a sinistra. A livello locale, quindi ai comuni, alle province e alle regioni, guardiamo aspetti legati al programma e soprattutto anche alla modalità di governo. Quali sono i punti che andrete a discutere con D'Amico? Certamente partiamo dalla sanità. Noi già avevamo in cassetto una nostra proposta, l'altra sarà i trasporti, ovviamente, poi tutto il mondo della crescita e dello sviluppo, e quindi dal turismo, ma anche tutto il mondo produttivo, abbiamo delle idee ben specifiche. Quindi iniziamo questo percorso per capire se nei prossimi 2-3 giorni ci sono meno le condizioni. Ora invece parliamo di sanità molisana, perché in Molise la spesa più alta per gli ospedali, che però sono i peggiori d'Italia, e la piccola regione è stata bocciata in maniera molto decisa dalla Corte dei Conti nazionale, ci riferisce tutto Rita Iacobucci. In Molise la spesa pro capite è più alta d'Italia per gli ospedali, che però sono i peggiori del paese. Impietoso il rapporto della Corte dei Conti sui bilanci regionali, che ha messo a confronto il costo delle strutture sanitarie e i risultati del sistema di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza 2021. Il Molise è bocciato insieme ad altre 6 regioni. È andato bene nell'area prevenzione, 82,99 punti, la sufficienza è 60, la spesa pro capite è la seconda in Italia, però in questo caso 156 euro. Meno bene la sanità territoriale, ma promosso comunque, 65,50 punti a fronte di una spesa di 1.117 euro per ogni cittadino, e in questo caso è fra le più basse. Drammatico invece è il dato sugli ospedali, 48,55 di punteggio, il più basso fatto registrare da un servizio sanitario regionale, a fronte di 1.463 euro pro capite, che è invece il dato più elevato. Non è solo una questione di risorse che arrivano da Roma dunque, ma anche e forse soprattutto di come si spendono, ha sottolineato il Sole 24 Ore nel suo approfondimento dedicato al dossier della magistratura contabile. Pillole di verità che i molisani vivono sulla propria pelle, tartassati come sono da 14 anni di commissariamento a causa del disavanzo sanitario e privati di servizi importanti in nome di un rientro dal debito mai compiuto. Ed il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà all'Aquila il 10 ottobre per partecipare all'Assemblea Nazionale dell'Unione delle Province Italiane. Lo ha annunciato il Presidente della Provincia dell'Aquila questa mattina, Angelo Caruso, nel corso di un incontro con la stampa. Sentiamo tutto. Si è svolta nella sede della provincia dell'Aquila la conferenza stampa di presentazione degli eventi che si svolgeranno il 10 e 11 ottobre prossimi nell'ambito dell'Assemblea Nazionale dell'Unione Province Italiane nel capoluogo d'Abruzzo. La presenza della massima carica dello Stato, presidente Sergio Mattarella, è stata assicurata. Così ha annunciato orgogliosamente il presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, alla stampa intervenuta. Sì, sarà una grande pagina di storia per la città dell'Aquila, per il rilancio delle province. Mattarella parteciperà a questo evento convintamente, perché ci ha dato un esito positivo alla richiesta di partecipazione immediato. Quindi saremo al centro del dibattito sulle nuove province, ma sicuramente un momento di grande confronto anche con le realtà territoriali. Presidente, la visita del Presidente Mattarella come avverrà? Se ci dà qualche informazione tecnica, comunque un evento importante per la città dell'Aquila. Sì, senz'altro, lui atterrerà all'aeroporto di Pettino, poi sarà con il corteo condotto al teatro ridotto, quindi in pieno centro dell'Aquila,
e verrà accolto ovviamente dal sindaco dell'Aquila, dal sottoscritto, dal presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio, e poi inizieranno ovviamente i discorsi introduttivi che sono del sindaco, del sottoscritto e del presidente della giunta regionale. Poi attenderemo l'esito se riterrà o meno intervenire. Allora andiamo a Chieti, mamme con grembiuli e piatti protestano davanti al comune nelle scuole della città. Manca il servizio mensa a causa di contenziosi e del dissesto finanziario. Una delegazione ha incontrato la giunta, si prevedono una soluzione tampone e aiuti alle famiglie indigenti. Sentiamo tutto da Valentina Ciarlante. Gli insegnanti e gli alunni contano sui loro diritti. Con questo slogan le mamme dei piccoli che frequentano le scuole dell'infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado di Chieti hanno urlato tutta la loro rabbia attraverso un sit-in di protesta davanti al comune. Indossando grembiuli e maneggiando piatti hanno chiesto che finalmente si trovi una soluzione a un problema che si trascina da molti anni. Manca il servizio mensa. La complessa questione ruota attorno a un contenzioso con la ditta che deteneva l'appalto, alle tariffe non aggiornate e alla mancanza di fondi nelle casse dell'ente che, come è noto, è in dissesto finanziario. Chiediamo che questo servizio parta prima possibile, trovassero loro il modo, perché i problemi sono appunto è una questione burocratica fra loro e la ditta appaltatrice, quindi non vedo perché ci debbano rimettere i nostri figli, sinceramente. Cosa succede? Praticamente voi la mattina cucinate il pasto che poi i bimbi consumeranno all'ora di pranzo. Esatto, alle 6, ovviamente in base anche agli orari lavorativi. Ci svegliamo, prepariamo il pasto che poi comunque verrà mangiato freddo verso l'una, mal conservato ovviamente con problemi insomma, microbiologici che si presentano perché non ci sono frigoriferi, non c'è niente e non tutti i bambini sono propensi a mangiare questo cibo. Ci siamo stufati per i bambini in primis, non è questione di cucinare, alzarsi, è questione proprio che mangiano male e non è giusto per i bambini. Insieme ai genitori anche la consigliera d'opposizione Serena Pompilio, che ha più volte chiesto alla Giunta la convocazione della commissione specifica sulla mensa. Si deve dare esecuzione all'appalto di cui abbiamo subito le conseguenze per circa 2 anni e mezzo e bisogna valutare immediatamente le soluzioni in comune invece di essere ancora al caro amico e di valutare ancora le idee in capo all'amministrazione comunale targata Ferrara. Una delegazione di mamme è stata quindi ricevuta dalla Giunta per l'occasione guidata dal vice sindaco Paolo De Cesare, un confronto acceso in cui sono emerse anche le situazioni di tante famiglie che fanno fatica a inserire nel budget mensile i 5 euro al giorno di un pasto che al momento peraltro non c'è. L'idea dell'amministrazione è attuare una soluzione tampone nell'immediato e bandire una gara per l'affidamento pluriennale con aiuti alle famiglie. Nelle more che venga dato questo servizio in concessione, stiamo lavorando e attiveremo tutti gli strumenti possibili, la commissione mense, un tavolo anche con le dirigenti dei vari comprensivi per trovare una soluzione tampone, una soluzione ponte in questo periodo per garantire un'efficienza ma soprattutto anche un'equità tra i vari bambini che chiaramente frequentano queste scuole. Insulti, calci e pugni ad una ragazza aggredita a causa del suo orientamento sessuale. Dopo le indagini dei carabinieri di Boiano sono stati rinviati a giudizio 2 giovani di 29 e 40 anni considerati autori dell'episodio di violenza. Sentiamo tutto da Stefania Potente. Dopo 2 mesi di indagini serrate condotte dai carabinieri di Boiano, dovranno andare a processo i 2 giovani di 29 e 40 anni considerati responsabili dell'aggressione omofoba avvenuta in un paese dell'Interland matesino la notte dello scorso 29 luglio. Era un sabato sera in paese, era in corso una sagra a cui ha partecipato anche una comitiva di Campobasso. Nel gruppo di amici c'è anche una ragazza, trentenne, vittima dell'episodio di violenza. Prima insultata per il suo orientamento sessuale, poi colpita con calci e pugni dei due che si erano scagliati contro di lei. Quella sera la vittima era stata costretta a farsi curare dal personale del pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Campobasso. Per lei una prognosi di 30 giorni a causa della frattura delle ossa nasali e una forte contusione ad un ginocchio. Nonostante la fuga dal luogo dell'aggressione, dove avevano creato scompiglio lanciando panche e sedie contro le altre persone presenti e in base alla denuncia della vittima,
I carabinieri di Boiano sono riusciti a individuare due giovani. Inizialmente denunciati, oggi il 29enne e il 40enne residenti nell'Interland Matesino sono stati rinviati a giudizio dal sostituto procuratore. È necessario fare sistema, l'appello del capitano Pica, per consentire ai giovani di poter crescere secondo modelli educativi diversi da quelli che quotidianamente i social propongono ed eleggono a modello da emulare. I familiari di Giuseppe Fragolini, centauro di Campobasso, di 26 anni, deceduto due settimane fa in un tragico incidente stradale, chiedono con forza all'autorità giudiziaria di fare piena luce su quanto accaduto. Come noto, il pubblico ministero della Procura di Isernia ha iscritto nel registro degli indagati per il reato di omicidio stradale il conducente della vettura contro cui si è scontrato Giuseppe, ha convalidato il sequestro dei mezzi, ha disposto il sequestro di smartphone in uso sia all'automobilista sia al motociclista. I familiari di Fragolini, che si sono affidati allo studio 3A, società specializzata nel settore, chiedono che il pubblico ministero disponga una consulenza tecnica cinematica per accertarne le modalità, le cause, tutte le responsabilità e magari anche un accertamento tecnico e ripetibile di natura informatica sul cellulare dell'indagato. E non è stata ancora restituita ai familiari la salma di Pierina La Guardia, la vittima dell'incidente avvenuto ieri sulla Fossa Altina, sta meglio invece la consuocera, che era stata ricoverata al Cardarelli. Quest'ultima guidava l'auto contro cui ha impattato il camion dell'AIA, ancora potente, sentite. Pierina La Guardia, 63 anni, è l'ultima vittima della strada e dell'ultimo drammatico incidente avvenuto in Molise. Era in auto con la consuocera sulla statale 747 in agro del comune di Bagnoli del Trigno, quando un camion dell'azienda alimentare AIA le ha tamponate. Come emerso dai primi accertamenti dei carabinieri di Agnone, guidati dal maggiore Evangelista che stanno indagando, la vettura stava sostando sulla carreggiata quando il mezzo pesante è sopraggiunto. La Peugeot si è trasformata in una trappola mortale per Pierina La Guardia. Sul posto sono prontamente intervenuti, oltre ai carabinieri di Bagnoli e di Agnone, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Queste ultime hanno trasportato in ospedale a Campobasso la conducente della vettura, una donna di 67 anni a cui è stato riscontrato un trauma cranico e diverse contusioni. Pierina La Guardia era al suo fianco nell'auto. La conducente della vettura è infatti la consuocera della vittima, che era originaria di Trivento. È l'ennesimo dramma che sta vivendo la famiglia La Guardia. Pierina aveva perso il marito lo scorso gennaio e per un periodo aveva deciso di trasferirsi al Salcito, nell'abitazione in cui vivono i figli. È ricorso alle cure del personale sanitario del Cardarelli anche il camionista del furgone, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Intanto continuano le indagini dei carabinieri di Agnone per accertare le responsabilità e le cause dell'incidente. Incidente questa mattina a Campobasso, a San Giovanni in Golfo, coinvolte una macchina ed uno scooter, ad avere la peggio lo scooter ed il conducente, un uomo ferito sul posto, il 118 e la polizia municipale. E il gruppo Le Montagne dell'Orso, in collaborazione con il nascente comitato Una Foresta per Amarena, ha lanciato un'iniziativa nel ricordo dell'orsa uccisa da un allevatore di San Benedetto dei Marsi. Saranno raccolti fondi per la realizzazione di un frutteto sulle alture di Villalago in provincia dell'Aquila. Questo progetto ha come scopo la creazione di una zona cuscinetto tra le alture di Villalago e il paese per aumentare il numero di frutti per gli animali selvatici e per evitare il più possibile la discesa in paese degli orsi ed altre specie selvatiche. Ed ora cambiamo argomento. Parliamo della ZTL a Campobasso. A breve partirà la sperimentazione. Questa mattina consiglio comunale monotematico, un consiglio comunale infuocato. I commercianti non sono affatto soddisfatti. Sentite.
La sperimentazione è dietro l'angolo. A novembre o al massimo a dicembre, nel centro storico di Campobasso, partirà la zona a traffico limitato, provvedimento che interesserà anche via Marconi, via Larino e via Firenze. L'argomento è stato al centro di un consiglio comunale monotematico infuocato a Palazzo San Giorgio, il disappunto dei commercianti. I commercianti, ribadisco, che praticamente le riunioni in cui ci hanno informato di questa zona TL sono state molto molto infuocate, quindi siamo usciti da queste riunioni fatte quest'estate in cui nessun commerciante e anche molti residenti erano d'accordo. Qui dentro oggi in aula ho sentito che invece c'erano addirittura residenti silenziosi, voglio dire, che sono d'accordo, ma io li vorrei conoscere, voglio dire, e capire chi sono, perché questa zona TL non agevola nessuno. La zona TL in tutte le città nasce perché c'è da regolamentare un traffico enorme, insomma, di auto nei centri storici, quindi per tutelare i beni ambientali, e lo smog, insomma, l'aria pulita. Nel centro storico di Campobasso questo non avviene, cioè non c'è nessun traffico da regolamentare, anzi, cioè sempre meno sono le auto che passano e appunto girano nei centri storici. Per l'assessore alla mobilità Simone Cretella non cambia nulla per i residenti, che potranno transitare e parcheggiare nel centro storico. Poche, spiega l'assessore ai nostri microfoni, anche le controindicazioni per i commercianti. Per quanto riguarda i commercianti, io questo ci tengo, e anche questo è stato oggetto di discussione e di ampio recepimento delle istanze apportate, tant'è che durante le fasce commerciali, sostanzialmente la mattina dalle 9.30 alle 13, il pomeriggio dalle 16 alle 19.30, all'interno del centro storico si potrà sempre e comunque circolare liberamente, per cui le fasce commerciali non sono minimamente intaccate. Andiamo a intervenire soprattutto negli orari di maggiore transito di chi utilizza il centro storico esclusivamente come scorciatoia per passare da una parte all'altra della città, oppure per cercarvi un parcheggio ad oggi senza pagare. Per l'opposizione invece la carenza di ascolto e l'immobilità dell'amministrazione hanno portato ad alzare i toni e a scontentare tutti. C'è carenza d'ascolto, ma poi la zona a traffico limitato, per come viene presentata dal governo ormai morente 5 Stelle in questa città, è come se volessimo iniziare la casa facendo il tetto. Se avessero in questi 4 anni e mezzo valorizzato il centro storico, promosso le attività nel centro storico, ascoltati i cittadini e i commercianti del centro storico, probabilmente oggi ci saremmo trovati tutti d'accordo a tutelare quel centro storico che meritava di essere tutelato. Allora parliamo della 7ª edizione della settimana del donatore, l'evento programmato in prossimità della celebrazione del santo patrono della Polizia di Stato San Michele Arcangelo, è volto a sensibilizzare i frequentatori dei corsi in merito all'importanza della donazione. Alessandro Adamo. La Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato Giulio Rivera di Campobasso ha aderito all'iniziativa Maratona del Donatore, giunta alla 7ª edizione sostenuta dall'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato. 3 le giornate di donazione, 2, 3 e 4 ottobre. Rappresento come presidente della regione della sezione Molise l'Associazione Donatori Nati, che è un'associazione nata nel 2003 d'intesa con la Polizia di Stato. E adesso fa parte dell'Associazione Donatori Nati anche il Corpo dei Vigili del Fuoco. Nasce sullo spirito che caratterizza l'istituzione della Polizia di Stato, che è quella appunto della donazione e del servizio al cittadino e al paese. E quale migliore dimostrazione di servizio se non quella di donare? In questa scuola abbiamo avuto circa 100 ragazzi che doneranno, quindi è un numero particolarmente elevato, perché è necessario sensibilizzare tutti i cittadini. Donare è importante. In prossimità della celebrazione del santo patrono della Polizia di Stato, una bella iniziativa. Sì, questa iniziativa Maratona del Donatore è stata voluta dall'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato per sensibilizzare tutti gli allievi agenti che in questo momento stanno frequentando un corso di formazione, ed è caduta proprio in occasione della festa di San Michele Arcangelo, nostro santo patrono.
Pensi che in questo momento su tutto il territorio nazionale è in atto il 223esimo corso di formazione per allievi agenti, che vede impegnati 1940 allievi agenti. Soltanto 178 sono qui presenti a Campobasso ed un centinaio di loro, insomma, hanno deciso di avvicinarsi a questa campagna. Ora parliamo di autonomia differenziata, perché la CGIL denuncia i rischi che potrebbero derivare dalla riforma e le conseguenze negative per il Sud. A Chieti c'è stato un incontro con gli esperti. Autonomia differenziata, una mannaia per il Mezzogiorno d'Italia, ne è convinta la CGIL, che ha richiamato studiosi e cittadini nella sala Cascella della Camera di Commercio di Chieti per esaminare il quadro che sarà se la riforma verrà applicata così come è stata presentata dal governo Meloni. Sanità, scuola, infrastrutture, trasporti pubblici, norme sul lavoro sono 22 le materie che potrebbero essere delegate in maniera esclusiva alle regioni, col rischio di avere un'Italia a due velocità. Per Paolo Spina, segretario generale della Camera del Lavoro della CGIL Abruzzo, i cittadini potrebbero venire discriminati rispetto ai loro diritti fondamentali e universali. Diventeremo 20 stati differenti, tra di noi concorrenti, molto probabilmente questo sistema paese oggettivamente salta. Quindi è obiettivo un problema di fondo: o torniamo a essere come sistema paese tutti insieme, sviluppiamo il sud, non che depotenziamo il nord, o altrimenti noi non ce la facciamo. Quindi siamo contro, perché le risorse vanno distribuite nel senso solidaristico. Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ha aperto la serata, presente anche il consigliere regionale del PD Silvio Paolucci, tra i relatori il professore Gianfranco Viesti, ordinario di economia applicata all'Università di Bari, autore del saggio di recente pubblicazione Contro la secessione dei ricchi. Lo sgretolamento dell'Italia, che fra 10 anni sarà irriconoscibile, sarà fatta da alcune regioni Stato con tutti i poteri, da poteri centrali diventati a coriandoli che si applicheranno un po' qui e un po' lì. E poi scaverà un solco ancora più grande tra le comunità più ricche del paese e quelle meno ricche, perché attribuisce i servizi pubblici, il finanziamento dei servizi pubblici a chi ha un reddito maggiore come collettività regionale piuttosto che agli altri. Questa mattina l'avvocato Alfredo Ricci ha firmato il decreto per l'indizione delle elezioni provinciali di Isernia. Si voterà il prossimo 19 novembre, il termine ultimo per la presentazione delle liste è fissato per il 30 ottobre, salvo sorprese dell'ultima ora si andrà verso uno scontro tra le due principali coalizioni. Da un lato il centrodestra, che compatto ripropone il presidente uscente Alfredo Ricci, dall'altro il centrosinistra, che deve ancora indicare il proprio candidato. Piero Castrataro sembra essere il maggiore indiziato, perché sindaco del capoluogo di provincia. Ed ora andiamo a Isernia, restiamo ad Isernia, parliamo del nuovo cinema, street art e hip hop davanti alla struttura. Per festeggiare la fine del settembre isernino, sia per celebrare la nuova gestione della struttura, struttura che è stata rilevata dalla compagnia Cast, ci riferisce tutto Nicola De Santis. Per 2 giorni Isernia si è trasformata nella capitale della street art e della cultura hip hop grazie all'evento denominato Sotto Pressione. Disc jockey si sono alternati in console mentre artisti dipingevano le pareti del cinema con murales a tema. Una festa organizzata da Cast e dall'amministrazione comunale, sia per festeggiare la fine del settembre isernino, sia per celebrare l'inizio di un'avventura nuova per il cinema di Isernia, che è stato preso in gestione nelle scorse ore proprio dalla compagnia Cast. Questo murales fondamentalmente è astratto a un primo occhio, in realtà è un insieme di forme dei miei graffiti, quindi tutta l'evoluzione stilistica dello style writing e delle lettere, del lettering che ho avuto in questi 18 anni che faccio graffiti, l'evoluzione che hanno avuto le mie lettere, ho un attimo preso come se fossero dei dettagli su alcune lettere, alcuni loop, alcune costruzioni del lettering,
e le ho, diciamo, zoomate, se si può dire così, e per creare diciamo una composizione astratta, ed è un insieme di questi elementi. In mezzo ho messo anche il, diciamo, degli elementi del cinema, perché comunque si tratta di una parete di un vecchio cinema, e work in progress. Allora, ho iniziato a fare murales, a dipingere, a fare graffiti nel 2005, quando ero ancora tra il terzo e il quarto liceo, e ho iniziato per passione, perché mi sono avvicinata al mondo dell'hip hop nel 2003, e vengo comunque da un background dove in famiglia ho avuto architetti, grafici, io sono architetto e sono anche grafica, per cui credo che un po' questi due aspetti dai quali sono nata, comunque del mio background, mi abbiano influenzato parecchio anche a livello per quanto riguarda i graffiti, i murales. 80 anni fa la battaglia di Termoli, cartelloni in 5 punti storici, sentiamo tutto dal servizio. A Termoli è stata scritta una pagina importante della storia del nostro paese. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la notte del 3 ottobre del 1943, l'esercito britannico guidato dal generale Montgomery è sbarcato a ovest del Borgo Antico. È iniziata così quella che è stata definita l'Operazione Devon, più nota come Battaglia di Termoli. Ha avuto il sentore di uno sbarco imminente. Il giorno prima i tedeschi avevano fatto saltare in aria in due punti il porto e minato i binari della stazione, ma questo non ha impedito la liberazione della città molisana dopo battaglie sanguinose. Ora si può conoscere e ripercorrere la storia termolese passeggiando in città grazie alla cartellonistica fissa in 5 zone simboliche, grazie all'iniziativa voluta dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Come ANMI abbiamo, con la partecipazione dell'amministrazione comunale, a cui diamo un grandissimo grazie, abbiamo voluto per futura memoria mettere un certo tipo di cartellonistica che sarà perenne, per le fasi salienti, per le fasi in base ai documenti fotografici che abbiamo, di 5 tappe. I cartelli con immagini e didascalie ricordano proprio gli eventi della battaglia di Termoli. Sono stati installati nel piazzale del porto, davanti all'ex edicola del borgo, la fontana di via Roma, la traversa di piazza Sant'Antonio, dove venne sterminata da un carro armato un'intera famiglia termolese, la famiglia Smargiassi, e l'ultima davanti alla curia vescovile, dove fu allestito un cimitero provvisorio per le vittime di guerra. Ad ogni posa c'è stato il ricordo di quanto accaduto. Tra gli interventi, quello del vice sindaco reggente Enzo Ferrazzano. 4 ottobre 1943 iniziò il contrattacco tedesco, iniziato con il dirottamento di alcuni panzer tedeschi e delle truppe al seguito da Campobasso a Termoli. Vennero individuati 3 luoghi dove inumare provvisoriamente le salme delle vittime di guerra. Il primo luogo, i giardinetti adiacenti via Germania, allora non ancora tale, ma successivamente così chiamata proprio per questo motivo, dove vennero seppelliti i militari tedeschi caduti in battaglia. Il secondo luogo individuato era Piazza Monumento ai Caduti, allora Piazza Benito Mussolini. Il terzo luogo individuato era Piazza Sant'Antonio, allora Villa del Popolo o Giardino del Seminario, dove nelle sue aiuole venivano inumate provvisoriamente le salme delle vittime civili di guerra. A seguito della battaglia. Ed in questi primi giorni di ottobre si può ammirare Capracotta in tutta la sua bellezza. Pasquale Damiani. Grazie ai suoi 1400 metri di quota, Capracotta quest'estate è stata una dolce meta per fuggire dal caldo delle città, località turistica estiva tra le più apprezzate nell'Appennino meridionale. Con il caldo che ha imperversato, in tanti sono accorsi a rinfrescarsi a Capracotta, a quota 1426 metri, dove quest'anno si è celebrata anche la festa in onore della Madonna di Loreto, che si svolge ogni 3 anni. In tanti si sono ritrovati, arrivando da ogni parte del mondo. Un paese piccolo ma accogliente, e a misura d'uomo, per chi ha deciso di trascorrere qualche giorno in alta montagna, ha vissuto la giornata in modo sereno, percorrendo il corso civettuolo pedonale stretto con piccoli accoglienti negozi, bar dove consumare un drink con amici e ristoranti per pranzare o cenare. Ora, con l'arrivo dell'autunno, rimangono solo i residenti.
il paese si svuota ed è in questo periodo che si può ammirare in tutta la sua bellezza la natura e il clima di montagna. Come siano salutari è un dato di fatto, poiché dall'inizio del secolo scorso Capracotta è diventata campione per proposte culinarie e vacanziere. Qui si trova una fortissima identità. Se volessimo usare un termine coinciso per indicare Capracotta, non potremmo che usare tali parole: un posto d'altri tempi, dove la montagna è stupefacente. In questi primi giorni di ottobre, con l'alta pressione, si può ammirare in tutta la sua bellezza Prato Gentile, un paesaggio da cartolina e non solo, perché il paesaggio viene posto al centro di scelte ambientali, economiche, sociali e culturali. Capracotta riesce a coniugare ciò che può sembrare contrastante, elementi apparentemente dissonanti danno vita a melodie armoniose. Bene, questo era il nostro ultimo servizio, ora vediamo che tempo farà domani in Abruzzo ed in Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo per mercoledì 4 ottobre. In Abruzzo un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque, venti deboli, mare poco mosso. Diamo uno sguardo alle temperature: L'Aquila 11 la minima, 23 la massima, Pescara 19-25, Chieti 12-31, Teramo 16-31 gradi. In Molise l'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con qualche annuvolamento all'alba, venti deboli, mare poco mosso. Diamo uno sguardo alle temperature: Campobasso 12 la minima, 25 la massima, Isernia 15-24, Termoli 20-25, Venafro 15-32 gradi. È tutto con questa edizione. Vi ricordo che potete seguirci anche sui social, sulle pagine ufficiali Facebook ed Instagram. Ora linea alla regia consigli per gli acquisti. Restate con noi, perché tra pochissimo c'è la pagina sportiva, parleremo del Pescara, ascolteremo i tifosi, Zeman, vedremo le immagini salienti del match di ieri, della vittoria strepitosa contro il Gubbio, ascolteremo anche il tecnico del Campobasso Mosconi e torneremo ad occuparci della Corrisernia. Tutto ciò tra pochissimo, ora linea alla regia, l'informazione invece torna questa sera alle 19.30 con la collega Stefania Potente. Lo sport, il calcio di Lega Pro con i posticipi di ieri, si è conclusa la sesta giornata nel torneo appunto di Lega Pro nel girone B. Vediamo dunque il quadro completo con la vittoria del Pescara sul Gubbio per 3-2 ed il pareggio per 2-2 tra Vispesaro e Fermana. Queste ultime gare sono state disputate ieri sera. La classifica, la Torres è sempre in testa con 18 punti, Cesena 15, poi il Pescara quota 13 ma con una gara in meno, poi via via tutte le altre formazioni. E allora riviviamo nel servizio le emozioni di ieri sera all'Adriatico, tantissime emozioni con 5 gol tutti di ottima fattura, in particolare quelli del Pescara di Zeman. Sentite. All'Adriatico match sentitissimo tra il Pescara in corsa per la Serie B ed il Gubbio di Braia, finora imbattuto di fronte il maestro del gioco offensivo, ovviamente Zeman, e lo stratega del difensivismo, l'eterno Braia, finora 2 vittorie e 3 pareggi per la sua formazione. Parte con il piede sul gas l'undici abruzzese, trascinato da Tungjov che carica il sinistro che scalda i guantoni di Vettorelle, bravissimo nella circostanza. La reazione del Gubbio è immediata, ma il destro a giro di Boulevardi è apprezzabile ma non efficace, il pallone gira ma non vede la porta e finisce sul fondo. Da una parte all'altra i ritmi sono altissimi, il Pescara sa cosa vuol dire verticalizzare. De Marco arriva con un pizzico di ritardo all'appuntamento con il gol, poi arriva Tungjov che carica un sinistro magico, primo grande gol di una serata pazzesca. Continua ad essere decisivo il centrocampista di Zeman, insiste il Pescara, palla dentro per Merola, il colpo di testa non è il suo forte ma l'occasione ghiotta, palla sul fondo. Il Gubbio
è tutt'altro che timido e reagisce con il tiro di Di Massimo da due passi. Plizzari abbassa la Saracinesca, primo grande intervento del portiere abruzzese. Siamo con le immagini nel secondo tempo che si apre con la squadra di Zeman che continua a spingere sul gas con il solito Tungov che apre troppo il piattone e non trova lo specchio della porta. Poi il blackout della retroguardia del Pescara. La palla non è pressata, la linea decide di salire, il fuorigioco non scatta. Udo, entrato dalla panchina, la mette in fondo alla rete, fa 1-1. Evidenti le responsabilità della difesa di Zeman. Rivediamo la posizione regolare dell'attaccante e il movimento rivedibile invece della linea. Poi Udo è bravissimo. Il pallone passa sotto le gambe di Plizzari. La partita ora è apertissima, il Pescara reagisce immediatamente. Merola ha sul destro la palla del 2-1, ma spara alto e si dispera. Il Gubbio dimostra di saper attaccare oltre che difendere. Palla dentro di Spina, la retroguardia locale è ancora una volta distratta. Ancora Udo, questa volta la sua conclusione è da dimenticare. Il Pescara barcolla, il Gubbio è più quadrato, i biancoazzurri perdono palla in mezzo al campo. Anche in questo caso la lettura dei centrali di Zeman è rivedibile. Udo si gira e lancia nello spazio di Massimo che solo davanti a Plizzari non sbaglia. Il Pescara sembra le corde e invece a riportare il match in equilibrio. E questa sassata di Squizzato, destro di controbalzo, gol pazzesco, gol fantastico per Squizzato che da ragazzino ha indossato la maglia dell'Inter. Finita, ma che con Zeman le partite non finiscono mai, e così quasi allo scadere il Pescara mette la freccia, il gol vittoria arriva dalla sinistra. Morussi, che di professione fa il terzino, gioca come un attaccante, sposta il pallone e fa partire un mancino che finisce la sua corsa nell'angolino alla sinistra del non impeccabile Vettorel. Il classe 2004, arrivato dalla Juventus primavera, fa esplodere l'Adriatico che si gode. Zemanlandia, il Pescara sale a 13 punti, resta imbattuto e vede la Serie B, obiettivo difficile ma non impossibile da centrare per un 11 che gioca e diverte. Rimonta e contro rimonta la squadra di Zeman, vale il prezzo del biglietto. Ed il calcio è fatto per dare emozioni, è davvero unico il tecnico del Pescara Zeman, sentiamolo dopo il match. Ma il calcio è fatto per dare emozioni, cioè, vai su e vai giù, e se no la gente si addormenta. Loro hanno fatto un'occasione da gol già prima, poi secondo me il gol è in fuorigioco. E poi la squadra ha dimostrato che voleva risultato, poi sapete che abbiamo fatto due gol con Eurogol di Squizza e con gol di Moruzzi. Io sono contento, ripeto, questa squadra è giovane, non hanno esperienza di campionati e stanno tenendo la testa a tutti. Ripeto che Gubbio era una squadra rognosa, l'ha dimostrato in partite precedenti, visto che non hanno mai perso, e in più è fisica. È normale che io, se c'è Merola e a Cornero ci passano di sopra di forza, tanto è vero che Merola stava più a terra che in piedi. Io mi auguro di niente, non pesa. Perché io ripeto, c'ho una squadra, è vero che sono inesperti, ma è vero che hanno tanta voglia di fare. Quindi si sostituisce come si sostituiscono gli altri. Beh, io vorrei che la squadra ci crede, che gioca. Io ripeto, per me qualità tecniche ci sono, manca esperienza, perché pochi hanno giocato in Serie C. Vengono dalle primavere. È un calcio completamente diverso, però abituandosi a giocare abbiamo tante partite da fare, quanti? 33,
come a fare 33 partite, andiamo partita su partita. È normale che anche noi perderemo qualche partita. Ed una serata sull'altalena per i tifosi del Pescara. Alla fine del match col Gubbio la tensione si è sciolta. Al microfono di Teleregione Valentina Cerlante. Un'altalena di emozioni, questa è Zemallandia, un grande entusiasmo ma anche che sofferenza per i tifosi del Pescara. Alla fine è andata bene 3-2 sul Gubbio in questo turno di campionato giocato di lunedì in notturna. Si ritornerà in campo sempre qui allo stadio Adriatico Cornacchia giovedì per il primo turno di Coppa Italia con la Fermana. Sarà un mese molto intenso per il Delfino. Sentiamo quali sono gli umori dei supporter biancazzurri al termine di questo match dalle mille emozioni e mille tensioni col Gubbio. Poteva andare un po' meglio, però tutto sommato abbiamo detto la nostra. Anche come vedi il cammino da qui alle prossime partite? Sarà un mese impegnativo. Si può fare. Come ci abbiamo fatto oggi, nulla ci può fermare. Noi siamo un Pescara. Bravi comunque a riprenderla e a portare a casa il risultato, no? Sì, quello è quella più importante. Ovviamente le seguirei tutte. Certo, però quando sta in curva non si vede tanto, infatti i primi due gol non li ho visti. C'è stato un piccolo momento di sofferenza, però è andata bene. Che cosa vi ha convinto particolarmente del Pescara? La solidità nella ripartenza, e quindi ribaltare il risultato, avere la voglia di lottare. Che impressioni avete del Pescara Calcio? Sempre bellissime. Tante emozioni. Forza Pescara! Allora lei dovrà portare sempre le sue figlie a questo sì, punto. Assolutamente sì. Sempre e comunque ce l'abbiamo fatto. Fino al 90esimo. Pescara bisogna soffrire con il Pescara. Soffrire sempre, così si soffre. Lasciamo la Lega Pro, andiamo in Serie D, parliamo del Campobasso, ascoltiamo le dichiarazioni del tecnico Andrea Mosconi dopo il KO dei Lupi contro l'Aquila. I miei giocatori sono bravi ma giovani e ci siamo complicati la vita da soli. Sentite. Sulla gestione, quando attaccare, quando magari palleggiare la palla, però questo va a sbattere sull'età anagrafica dei nostri ragazzi. Sono ragazzi che, giovani, bravi, però sicuramente gli manca quel quid, ma no perché gli manca l'esperienza, è che quando c'hai 3.000 persone vuoi strafare, vuoi conquistare tutti, vuoi spaccare il mondo e sbagli, perché nel calcio la cosa più difficile è giocare facile, ok? E noi ci siamo complicati la vita da soli. Loro devono imparare a stare tranquilli, io perché dicevo calma perché ormai la conosco a squadra mia, so che magari quando vai sotto vogliono strafare, vogliono, e quando vuoi fare quel qualcosa in più è la volta che sbagli. Nelle difficoltà si cresce, nelle difficoltà, perché se no eravamo troppo belli, bravi, tre gol, Corvino di qua, ci sta, soltanto che dobbiamo crescere in fretta, i ragazzi devono capire che dobbiamo crescere, lavorare e basta. Cerchiamo di portarci subito questa sconfitta alle spalle. L'Aquila, per dire, prima di noi è arrivata, no? Come un animale ferito, sembrava oggi il sole. Sta a noi lavorare e basta. Io posso dire soltanto quello. Dispiace, per me dispiace a livello personale, per il pubblico, però anche attraverso le sconfitte si può crescere. Gli under, sia i pregi e i difetti, si vedono soltanto quando ti fai giocare e nelle difficoltà. Poi è un conto giocare magari a Tolentino, a Fano, è un conto giocare davanti a 3.000 persone, ma da 3.000 persone noi gli under, anche gli over, pesano anche agli over, perché è un conto giocare con 50 persone, 3.000 persone, ci vuole un DNA importante. Sta a me farli crescere. Chiudiamo parlando di Corrisernia e dell'edizione da record, quella di domenica. Nel prossimo servizio la soddisfazione degli organizzatori, delle istituzioni che hanno sostenuto la manifestazione. Nicola De Santis.
La 19esima Corrisernia passerà la storia come l'edizione dei record. Sono stati infatti migliaia i partecipanti nelle varie discipline, dal Corri la scuola al Miglio Rosa, passando per la spettacolare americana. Il presidente della NAI, Agostino Caputo, gongola perché gli sforzi organizzativi sono stati abbondantemente ripagati dal calore dei partecipanti. C'era nell'aria, perché dopo gli anni passati bui del Covid, l'anno scorso c'è stata già la ripresa, però quest'anno proprio c'è stato il boom di persone che hanno voluto a tutti i costi partecipare, quindi la gara più numerosa fuori la scuola ci ha dato veramente grosse soddisfazioni. Per quanto riguarda la vera atletica, quest'anno anche abbiamo avuto la chicca del miglio misurato, omologato, certificato dalla FIDAL, quindi la vincitrice Giulia Aprile sarà la prima primatista italiana del miglio su strada. L'americana ormai è consolidata, e il popolo isernino, il pubblico l'aspetta. Noi, grazie a Luciano Di Pardo, riusciamo a portare qua atleti veramente di fama internazionale. Elisabetta Lancellotta, delegata del CONI ed anche rappresentante CIP, ha sostenuto la NAI nell'organizzazione della Corrisernia, nella consapevolezza che si tratta di una manifestazione non solo sportiva, ma anche sociale, che ormai valica fino anche ai confini nazionali. Oggi è una giornata di festa, una giornata importante per la città di Isernia, per il Molise intero, la Corrisernia che è diventata un'eccellenza proprio a livello nazionale. È una giornata di promozione dello sport, anche diciamo una giornata che è fondamentale per quanto riguarda il tema dell'agonismo, perché oggi hanno partecipato tanti atleti ed atlete che sono fondamentali a livello nazionale. Ma anche una giornata che trasmette un messaggio sociale importante. Oggi, oltre alla Corriscuola, quindi lo sport quale elemento educativo per i giovani, ma c'è stata anche una gara per la seconda volta fondamentale nella Corrisernia, il Miglio Rosa. Le donne unite, le atlete unite proprio per dire no alla violenza di genere, un evento che è stato patrocinato anche dalla Polizia di Stato. Il Comune ha patrocinato l'evento sposando con convinzione la causa della Nuova Atletica Isernia, perché si tratta di una manifestazione che dà lustro alla città e richiama a Isernia migliaia di persone ormai da quasi 20 anni. La Corrisernia è un must dello sport isernino ed ha vissuto nelle ultime edizioni una crescita esponenziale. Sì, come sempre, una bellissima giornata, tanti ragazzi, tante famiglie. Il perfetto connubio tra lo sport, il benessere e anche la possibilità di devolvere quello che è stato ricavato ad alcune attività sociali, tra cui la LILT, l'AI e così via. Un momento importante per tutta la città, un giorno che diventa un appuntamento annuale e che sta crescendo di anno in anno. Quindi buona giornata a tutti. Bene, è tutto anche con la pagina sportiva. Grazie per aver prestato ascolto e buona continuazione con la nostra programmazione. Arrivederci.